Buona fortuna. Questi sono tempi difficili. La già precaria alleanza fra la corona e i suoi sudditi vacilla. Ma dietro a entrambi ci sono i Templari, intenti a tirare fili e muovere pedine. Sappiamo che ambiscono all'ordine e al controllo. Ma come agiscono qui? Chi li sostiene? E quali cospirazioni sono già in atto? Tutte cose che devo scoprire. Perché solo conoscendo il nemico posso riuscire a fermarlo. Connor! Hai un momento? Ma certo. Guarda qui. Che cos'è? Uno Shengbao, o dardo da corda, se preferisci. Uno dei molti progetti lasciati da Shao Yun per... Scusa. Dovremmo lavorarci su. Ganendogo? Sì, amico. Cosa ci fai qui? Tutto bene al villaggio? Per ora. Perché? Che è successo? Degli uomini sono venuti a scacciarci. Dicono che la terra è venduta e che la Confederazione è d'accordo. Abbiamo protestato, ma non ci danno retta. Dovete opporvi. Non possiamo opporci ai capi tribù, ma anche tu hai ragione. Non dobbiamo arrenderci così. Hai un nome? Sai chi è il responsabile? Si chiama William Johnson. Dov'è Johnson ora? A Boston, per il contratto di vendita. Vendita? Questo è un furto! Connor, sta attento. Sono uomini potenti. Che cosa dovrei fare? Ho fatto una promessa al mio popolo. Se vuoi davvero salvare il villaggio, cerca Sam Adams a Boston. Lui potrà aiutarti. Ma che stai facendo? Quando la mia gente va in guerra, si pianta un'ascia in un palo per segnare l'inizio. Se si torna vittorioso, si recupera l'ascia. Beh, potevi usare un albero. A cosa devo questo onore, capitano? Le lettere di cui parli, di che si tratta? Oh, ora volete saperlo! Le lettere del capitano Kidd. Nascose un grande tesoro da qualche parte e spedì lettere a quattro dei suoi marinai insieme ad uno strano pezzo di cuoio. Trovate gli uomini e troverete il malandrino. Più facile di così. Le posso vedere? Sarete pure un capitano, ma non siete molto furbo, eh? Faremo un baratto. Voi mi portate dei gingilli e io vi darò una lettera. Anch'io sto ammucchiando un tesoro, sapete? Gingilli? Di che tipo? Dove? Oh, usate l'immaginazione, capitano! La frontiera è piena di oggetti interessanti. Thank you.
cosa avete per me? Ah, sono degli ottimi pezzi. Valgono di sicuro una lettera. Eccola, capitano. Tornerò per le altre. Stai cercando il capanno da caccia, ci sei quasi. È là. Tariffe di spedizione transatlantica, rivolgetevi a Ruara. Campioni e dimostrazioni non basteranno, Sam. Dobbiamo agire. E non parlo dell'ennesima lettera di vibrata protesta. Io comprendo. Ah, Connor, che piacere. Cosa ti porta a Boston? Te. Potete scusarci, amici. Grazie. Quella conversazione si era fatta spiacevole. Ora, che posso fare per te? Speravo potessi aiutarmi a trovare William Johnson. Ma certo, sto andando a una riunione con degli uomini che potranno aiutarti. Perché non vieni con me? È bello vedere che finalmente la gente si batte contro l'ingiustizia. Detto da un uomo che ha una schiava. Chi? Sarri? Tengo fede ai miei principi, amico. Non è una schiava, è una donna libera, almeno sulla carta. Le abitudini sono dure a morire. È una tragedia che, nonostante il progresso, tolleriamo una tale barbarie. Potete sempre opporvi. Dobbiamo prima difendere i nostri diritti. Quando sarà finita, avremo il lusso di occuparci di altre questioni.
Parli come se viveste nelle stesse condizioni degli schiavi. Non è così. Dillo al mio vicino, è costretto a ospitare le truppe inglesi. O al mio amico, la cui bottega è stata chiusa perché dispiaceva alla corona. La gente qui non è più libera di Sarri. Queste sono scuse, non soluzioni. Tutti gli uomini sono uguali, fin da sempre. Ci vuole tempo, invece. Ehi! È casa mia! Non mi importa quello che dite voi, esattori! Se quei ladri del Parlamento la vogliono, che si facciano una nuotata e vengano a prendersela! Non intendo discutere! Aprite subito la porta o i miei uomini la batteranno! Oh! Ora basta! Noi entriamo! Ah! Oh! Credo che questa sia una prova sufficiente, Connie. Tu prosegui. Ci incontreremo a destinazione. Tutto qui! Avanti, dannate la gosse! Giustizia è fatta. Che il governatore ne mandi altri. Come state? Sto bene. Non è la prima volta. Tenuto conto delle armi che sfoggiano, combattono come bambini. Grazie, amico. Vi offrirei una birra, ma ho un appuntamento altrove. Connor, vorrei presentarti alcuni carissimi amici. Il proprietario di questo posticino, William Molyneux, è il gestore chef del suo nuovo locale, Stefan Chabot. Connor e io abbiamo appena avuto un diverbio con alcune giubbe rosse proprio sotto casa mia. Gli esattori oramai sono sempre più spavaldi. Bisognerebbe fare qualcosa, Samuel. Dobbiamo dare un segnale forte. Qualcosa che dica alla gente che siamo con lei. Il porto è un posto caldo ora. È pieno di manifestanti che picchettano gli ultimi carichi di tè inglese. Gli occhi dell'intera città sono puntati lì. Non privare mai un bostoniano del suo tè. William Johnson contrabbanda il tè delle navi. Uno dei suoi è venuto a vendermi questa. Offerta che ho rifiutato. Ma viene da quelle navi. Guardate il timbro. Lo fa pagare una fortuna. Diventerà ricco grazie a tutti i compratori che ha. Adesso dov'è? Non l'ho mai visto. Posso sapere perché lo cerchi, Connor? Vuole acquistare la terra su cui sorge il mio villaggio. Contro il volere del mio popolo. Senza dubbio finanzierà quell'acquisto con il guadagno ricavato dal contrabbando. La nuova tassa introdotta sul tè favorisce il contrabbando. Scommetto che a tassarci sono gli stessi che vendono il tè. Dobbiamo cercare di approfittarne. E forse ho un'idea. Connor, torna al molo e di a Paul Revere che ho un piano. No!
Scusate. Estate, tuo amico. Thank you.
Fermarci in questo regno di terrore!